Gentili telespettatori, benvenuti a questa nuova puntata di Agrigentini Bella Gente. Continua il nostro viaggio attraverso gli agrigentini che si sono fatti strada e che si sono affermati non solo in Italia ma anche nel mondo. In particolare, oggi faremo un vero e proprio viaggio nella scienza. Questa dimostrazione del fatto che Agrigento e gli agrigentini è fatta di agrigentini che non si sono distinti non soltanto nella scrittura, nelle arti, ma anche nella scienza. E chi incarna perfettamente questa figura è senza dubbio Tommaso Parrinello, che oggi ospite è con noi. Buongiorno. Buonasera. E benvenuto. È ospite, dicevo, in questo salotto che cambia di volta in volta. Oggi infatti siamo nello splendido scenario dell'hotel di Oscuri Bay Palace. Tommaso Parrinello è appunto uno scienziato, dirigente dell'ESA, quindi Agenzia Spaziale Europea, e anche responsabile di una missione spaziale CryoSat, se non sbaglio. Adesso, diciamo, per noi poveri mortali, cosa significa essere uno scienziato? Cosa fa Tommaso Parrinello nella sua giornata? Beh, innanzitutto mi piace distinguere il fatto che spesso si utilizza la parola scienziato in una maniera un po' grossolana. Scienziato in realtà è quello che utilizza dei dati provenienti da ricerche o da satelliti, come nel nostro caso, e fa di questi dati la scienza, cioè delle nuove scoperte. In realtà il mio ruolo è stato questo negli anni passati, ma recentemente, essendo responsabile della missione, di una missione scientifica, quindi anche di una missione satellitare, il mio scopo principale è quello di far sì che gli scienziati di tutto il mondo possano in realtà avere questi dati, ecco, per fare scienza. Le mie giornate sono le giornate di un dirigente che va al lavoro la mattina, che sta 24 ore col cellulare in mano, perché fare operazioni di un satellite significa praticamente avere un bambino da accudire 24 ore al giorno. Prima di venire qui mi avevano chiamato perché abbiamo fatto un'operazione importante al satellite che richiedeva la mia autorizzazione. Quindi significa stare, non dico essere un dottore, un medico nel pronto soccorso, ma significa avere contatti con la gente che gestisce il satellite, che gestisce quello che noi chiamiamo il segmento di terra, cioè l'insieme delle infrastrutture che ricevono i dati 24 ore al giorno. Parte della mia responsabilità coinvolge anche fare anche i bilanci annuali, non soltanto scientifici ma anche finanziari, quindi i budget, e far sì che la missione possa sempre rendere al massimo. Di cosa si occupa nello specifico? Nel senso, so che il CryoSat è un satellite che monitora, diciamo, sì, i ghiacciai, quindi si occupa un pochino di vedere lo stato di salute della Terra, no? Sì. Quindi lei, in quanto tale, fornisce i dati agli scienziati. Come sta la nostra Terra? CryoSat è un satellite che fu lanciato nell'aprile del 2010. È il primo satellite che riuscirà, perché stiamo ora raccogliendo i dati, a misurare non l'aria, non le estensioni di ghiaccio artiche, ma per esempio lo spessore del ghiaccio. E i primi dati che stanno arrivando sono soddisfacenti per noi, perché stanno dimostrando che effettivamente riusciamo a misurare questo spessore per la prima volta, ecco, nella storia, se vogliamo, dell'era spaziale. Ed è una missione tutta italiana? No, una missione europea in cui l'Italia ha avuto un contributo fondamentale. Lo strumento è italo-francese, la piattaforma invece è europea, quindi con contributi italiani, con contributi anche esteri, quindi essendo l'Agenzia Spaziale Europea è ovviamente un'organizzazione che raccoglie i paesi europei con lo scopo di promuovere la ricerca spaziale. In questo campo, in questo caso, abbiamo un satellite che va a monitorare con un'accuratezza mai avuta prima lo spessore dei ghiacci. Per fare un esempio, noi riusciremo in 3 anni a sapere di quanto il ghiaccio dell'Antartide, per esempio, si sia aumentato o diminuito con una precisione, meglio, con un'accuratezza, con un errore inferiore al centimetro. Cioè, precisissimo. Sì, le immagini che un oggetto volante a circa 720 km di altezza, riuscire a misurare la variazione del ghiaccio con una precisione sotto il centimetro, è veramente, per me che lo faccio da tanti anni, è pur sempre un'emozione dirlo. È come se, che so, volessimo misurare la distanza della bandiera della bandiera del Quirinale da Agrigento con accuratezza, se vogliamo, di qualche millimetro da qui.
Quindi lei è un uomo che parla col satellite, infatti. Sì. Dialoga in col satellite. In realtà dialoghiamo, abbiamo, grazie a Dio, abbiamo un gruppo di persone che lavorano per la missione di eccellenze, con i quali siamo cresciuti insieme. Io ho iniziato la mia esperienza all'Agenzia Spaziale Europea subito dopo la laurea, quando a 24 anni, sono passati 20 anni da allora, e siamo cresciuti insieme facendo diverse cose, poi ora ci siamo raggruppati, alcuni di loro lavorano per me, altri per altri colleghi, e abbiamo sempre quella motivazione, quella gioia nel fare il nostro lavoro che ci porta ad essere, credo, insieme ad altri, un bene non soltanto per l'Italia, per gli italiani, ma anche un bene per l'Europa. Comunque un fiore all'occhiello per la nostra città, perché adesso lasciamo il Tommaso Parinello scienziato o manager e arriviamo a Tommaso Parinello agrigentino. In realtà lei è un cittadino del mondo perché è nato in Gran Bretagna, esatto. Ha vissuto all'estero per ragioni di lavoro, ha studiato anche fuori, però di fatto ha passato l'adolescenza qui ad Agrigento. Esatto. Cosa ricorda di quegli anni? Ma come tutti, innanzitutto qui ad Agrigento ho fatto il liceo scientifico Leonardo, quindi saluto tutti i leonardini nel mondo, e sono i ricordi di un adolescente che era già interessato prima all'astronomia, e quindi penso di essere stato uno dei pochissimi a quell'epoca a 14 anni ad avere un telescopio, a coinvolgere i miei amici, non dico che ero un alieno, però quasi. E c'è sempre la passione, più che altro è la curiosità di sapere cosa c'è al di là di Agrigento, cosa c'è al di là delle cose normali che si facevano allora, e questo significava avere un telescopio, cominciare a capire come funziona l'informatica, e pian pianino questa passione mi ha travolto, e alla fine non faccio più l'astronomo, anche se è la mia passione, anche se la settimana scorsa abbiamo fatto questo bellissimo evento a Colin Petra, così mi hanno detto, sono tutti contenti, e quindi la passione un po' l'astronomia è rimasta, però ovviamente la professione ti porta a fare altre cose nella vita, e con un dottorato sull'osservazione della Terra mi ha ovviamente aperto le porte per studiare il nostro pianeta, perché paradossalmente conosciamo più forse i pianeti del sistema solare che il nostro pianeta, e quindi anche la curiosità di capire come sta evolvendo, e soprattutto ora con questo problema del cambiamento climatico, mi ha portato oggi a dove sono. Quindi da Agrigento alle stelle il passo è stato breve, è stato di fatto. Breve. Cioè, non è... Quindi lei già tra i banchi di scuola sognava di fare questo mestiere e ha portato avanti fortissimamente questo desiderio, fino a che poi non ha raggiunto. È verissimo. E come passava le giornate, a parte il telescopio, quindi coinvolgeva i suoi compagni? Ma guardi, lo facevo come qualunque adolescente, impegnandosi moltissimo negli studi, soprattutto avere voglia anche di divertirsi in una maniera diversa di come si fa oggi, ovviamente, e quindi voglio dire, c'era lo sport soprattutto, c'era la curiosità, ma c'era anche tanto studio, perché credo che comunque le basi per una professione fatta a certi livelli nasce nelle scuole medie, ma nasce soprattutto al liceo, e credo di aver avuto la fortuna di avere degli ottimi insegnanti, soprattutto scientifici, e quindi saluto qui i miei insegnanti se mi stanno ascoltando, e che mi hanno ancora di più
invogliato a continuare questa mia passione, che è una passione, insomma. Di fatto so che ha reso omaggio comunque qualche anno fa al liceo scientifico Leonardo. Lo dovevo e l'ho fatto. Perfetto, quindi Leonardini, se studiate veramente bene, questo poi è il risultato che potete ottenere. Adesso lei vive a Frascati, se non sbaglio, perché lì c'è un centro operativo dell'ESA. C'è l'Agenzia Spaziale Europea, la sede italiana. In Europa ce ne sono quattro, noi siamo fortunati ad averne una in Italia, ed è a Frascati, vicino a Roma. Ed estate torna ad Agrigento? D'estate torno ad Agrigento per 3 settimane o un mese e quindi mi metto in una nuova realtà completamente diversa, anche se sono sempre legato, come dicevo precedentemente, al mio lavoro, perché siamo H24, come si dice, però ovviamente provo a rilassarmi un po', cosa che non succede mai, perché mi coinvolgono in parecchie cose, perché la voglia di fare per queste città è tantissima e ogni anno proponiamo sempre di fare qualcosa di nuovo, perché io credo che gente come me che è arrivata a queste posizioni deve qualcosa ai ragazzini, cioè deve almeno coinvolgerli. E vedere al Colimbetra, quello che è successo al Colimbetra, tanti bambini fare delle domande spontanee e pertinenti, molto pertinenti, perché i bambini sanno fare domande bene ad un astronauta, è stata la gioia di tutti, di noi che l'abbiamo organizzato, di noi che l'abbiamo pensato, di Umberto Guidoni che ha ricevuto queste domande. E io credo che per un bambino riuscire a vedere in carne ed ossa una persona fuori dall'ordinario, una persona che ha avuto coscienza e anche, voglio dire, coraggio a lasciare questo pianeta sullo shuttle 2 volte e andare sulla stazione spaziale, non è una cosa di tutti i giorni. Quindi lo stimolo per loro è non di fare scienza, perché poi ognuno segue le proprie aspirazioni, ma soprattutto di essere curiosi e impegnarsi in questo. Quindi di fatto lei fa la vita di un emigrato, perché gli emigrati cosa fanno? Cioè, nel senso buono della parola, gente che sta, cioè di Agrigento, magari lavora fuori e poi ritorna d'estate. Lei viene a trovare di volta in volta delle novità, cioè tracciando un bilancio, no? Di quello che viene a trovare di volta in volta nella nostra città. Sì. Che differenza trova? Ma io devo essere sincero, lo faccio con un osservatore senza polemica, senza, come uno che ha vissuto in questa città e vive fuori e viene ogni tanto. Quello che noto è purtroppo che per vari motivi, in cui ovviamente non sono io a capire, cioè per vari motivi, forse le priorità verso i giovani, verso la cultura non sono tra le prime. A me piacerebbe Agrigento perché abbiamo delle risorse, non soltanto dei templi, ma delle risorse umane che io conosco di primissimo ordine. Io credo che le istituzioni o i dirigenti o chiunque abbia veramente potere dovremmo noi cercare di valorizzare queste cose qui. E sempre mi dicono che non ci sono i soldi. Io credo non è un problema soltanto di soldi, qui lo dico e ne sono profondamente convinto, è un problema di idee. Noi dobbiamo cercare di vincere la mediocrità di tutti i giorni con delle idee, e idee sono delle persone, delle eccellenze che questo territorio ne ha bizzeffe. Quindi chi veramente può deve valorizzare queste idee, e con le idee vengono le risorse, vengono i fondi e si riesce a realizzare qualcosa di importante. Agrigento è veramente una città stupenda, ma rendiamola l'eccellenza nella cultura, nella scienza, ma anche in altre cose, però cerchiamo ancora di fare di più, e questo lo dobbiamo tutti noi. Lei di fatto, come ha ricordato, è stato ospite alla Colimbetra per, diciamo, spiegare ai bambini intervenuti un po' come funzionano, diciamo, le stelle. Ecco. Certo. Quindi viene a dare un contributo qui. Che rapporto ha in realtà con gli agrigentini? Cioè, ha mantenuto dei rapporti con compagni di scuola? Quindi, cioè, li viene a trovare di volta in volta o no? No, assolutamente sì, ed è quello che, perché quando vengo qui ovviamente mi cercano, non ci cerchiamo durante l'anno o... Conosco parecchi agrigentini e poi con i miei compagni di liceo siamo in ottimi rapporti e ci sentiamo spesso anche durante l'anno, e ogni anno cerchiamo di fare anche una rimpatriata. Penso che a fine di questo mese ne faremo un'altra. È un rapporto, di una persona che ama la sua città, che ama
i suoi concittadini che ha vissuto all'estero. Ogni tanto c'è un po' di nostalgia, ma ogni tanto ha parecchia rabbia perché vede delle cose che, insomma, potremmo fare meglio. A cosa è legato in particolare in questa città? Cioè, cosa la lega veramente profondamente a questa città? Beh, una cosa, il mare, ovviamente. Ecco. Ho tolto le parole di bocca. Io ho vissuto 10 anni a Francoforte, ho vissuto 5 anni in Scozia. E viaggio parecchio, ogni anno penso di fare il giro del mondo 2 volte. E ad aprile sono andato nel Polo Nord per una settimana, è uscito anche un reportage. Però è chiaro, quando anche a Frascati, pur essendo a 50 km dal mare, il mare vigentino, pur non essendo il migliore dei mari, è sempre il mare della tua adolescenza, quindi quel mare blu in cui magari hai passato qualche serata con amici a suonare con la chitarra, succede a tutti, è il mare in cui sei molto più affezionato che all'altro. Di fatto lei è l'esempio vivente di chi ha coltivato un sogno da ragazzo e che poi è riuscito a realizzarlo. Allora, tutti i ragazzi che ci stanno vedendo e magari stanno cullando un sogno, come fare per realizzarlo? Ci puoi dare qualche consiglio? Ma la ricetta è abbastanza semplice, anzitutto credere nel proprio sogno. Poi è chiaro che nella vita ci vuole anche fortuna, ma io penso che la fortuna anche un po' uno se la debba cercare, quindi io ho lasciato la Sicilia a 18 anni per studiare a Pavia e da lì non sono più rientrato. E quindi ci vuole parecchia volontà, ci vuole anche coraggio, ma soprattutto ci vuole volontà e credere nei propri sogni. Parecchi di questi si possono realizzare, però è importante soprattutto avere una buonissima base accademica. Noi siamo veramente siamo i primi nel mondo per l'università, anche se le altre università hanno più fondi, però i ricercatori italiani sono ricercati in tutto il mondo. E quindi studiare, impegnarsi, divertirsi, ma soprattutto crederci. Non si scappa, bisogna studiare sui libri, seduti, legati alla sedia, però bisogna studiare. Un'ultima domanda, prego. Non è astrologica, ma è astronomica. Cosa ci dicono le stelle? Cosa ci aspetta? Ma le stelle sono lì ormai da centinaia di milioni di anni, forse anche da miliardi di anni, come ci dicono gli astronomi. Non so cosa ci dicono perché non sono un astrologo, però io penso che ogni sera, anche queste sere, ogni tanto io dico ai ragazzini, volgete lo sguardo verso in alto. Spesso guardo soltanto a terra o all'altezza della televisione, ma c'è un mondo da scoprire lì, nel firmamento. È lì che sono, è lì che forse. Sicuramente veniamo da lì, perché veramente noi veniamo da una stella che è esplosa 7 miliardi di anni fa. E quindi il firmamento è una cosa spettacolare. E probabilmente osservando il cielo, come facevano gli antichi, forse scopriremo anche un po' di noi stessi. Io la ringrazio soprattutto per questa battuta finale, la ringrazio per averci allietato con i suoi racconti, spero sia di ispirazione un po' a tutti. Io vi ringrazio per averci seguito e vi rimando alla prossima puntata di Agrigentini. Grazie bella a voi. Gente. Grazie a voi. Arrivederci.